Porca la miseria. Mi sono picciato pure io. Chiami la Cus. Oh, la Maiellas. C'è il bloater. Siamo al punto che lì dice le barzellette. Non lo so, poi, se non le vuole più dire, non se la prendesse a male, perché non è colpa mia se se n'è andato a corrente. Vediamo quando ho preso tutte le cose. Vi do appuntamento. Dovrebbe essere lì. Vi do appuntamento lì. No, no, abbiamo già fatto. Ok ragazzi, ci ho messo 6 minuti per riprendere tutta la roba, ma ne è valsa la pena. Non si può proprio salire, no, non si può fare niente. E poi è meglio non scendere da lì. Vedi che ci facciamo male. Oh! Bisogna essere pazzi. Chi è abbastanza disperato è capace di qualsiasi cosa. E questi disperati. Altri soldati sono morti. Immagino che sì. E questo l'hanno legato al palo. Sono cacciatori. Questo fanno. Vediamo dove porta. Porteranno su. Invece no. Portano su. E poi portano giù. Perché... è bloccato. Altre pillole. Comunque non lo so, io ci farei un pensierino sulla oscillazione dell'arma. Potrei utilizzare queste pillole, tutte queste. Ma non ho controllato a quante pillole sono arrivato. Però faccio sempre rime. Giù. Arte poeta. Cioè, senza offesa per i poeti. Però. Faccio due gag. Beh, scherzo. Spero si capisca che sono ironico. Ancora prendete alla lettera tutto quello che dico. Bello come ponte. Eh sì, perché se qua non ci muoviamo, ci mettiamo veramente gli anni. Quella ragazza. Che? Mo andavo a perdere tutti questi ingranaggi. Meno male che ci sei tu. No, comunque è bellissimo che i personaggi fanno cose. Tipo stava Ellie che faceva non già l'equilibrio. Cioè, chi non ha fatto una cosa del genere quando si trovava sul ciglio di un marciapiede? Di nuovo. Così perdiamo te. No. No, mi trovavo lontano e non ho letto le barzellette. No. Oh, c'è una X qui. Va bene. Spero che sia qualcosa di buono. Beh, lo spero proprio. Lettera di una madre. Eva Kent. Eva Kent. Comunque, fino a mo me ne andavo con premi, triangolo ripetutamente. Invece no, se si tiene premuto, in effetti si prendono più cose. Sarebbe buono salute massima. Oppure oscillazione, sono abbastanza indeciso. Secondo me è meglio fare così. E azzardiamo, guarda. Seven Starlight. Visto che roba? Il tuo fumetto. Non gliene frega niente. Oh, pesciolini. Aspettate, lì c'è qualcosa che sprilluccica. Sono sempre 10 ingranaggi. Vai, sali. Una manovra ottima. Qui si pigliava il caffè, eh? E portavi spesso le caffetterie? Sì. Molto spesso. E cosa prendevi? Secondo te? Solo caffè. Mi sembra scontata come cosa, eh? Forse posso riuscire a salire. Da questa parte, forse. Faccio veloce, Ellie. Ah, un coltello già fabbricato. Adesso ce li abbiamo al massimo. Ho parlato, ce li abbiamo. Ho messo da parte dei rifornimenti extra. Non marchiati con... Noi ne abbiamo già trovato uno. Appunto, è una porta con la X rossa. Quindi ce ne sono tante altre. Magnifico. Spero di ricordarmi. Sarebbe una cosa bellissima riuscirla a trovare tutte. Poi abbiamo letto quelle stanze contengono degli oggetti extra.
dei rifornimenti, certo, se solo riuscisse a salire. Piano piano, piano piano. Beh, se ti muovessi. Ho detto piano piano, ma non così piano. Via libera, Ellie, scendi. Wow, che roba. C'eri mai stato in un posto così? Vediamo cosa c'è. Sì, penso che non ti abbia sentito da qui. Cioè, da lì. Comunque, penso che fino ad ora. Altre pillole. Penso che fino ad ora sto andando benissimo. Mi fermerò per una notte e vorrei la vostra sicurezza. No, vabbè, bellissimo. Certo, porti pure su di me la valigia. Dai, divertiti! Joel, si sta divertendo! Wow, combinazione necessaria, dove si trova? Devo assolutamente trovare il foglio. Comunque, se fosse stato vero, avrebbero detto a Ellie, la prima valigia costa 10 euro, tutte le altre 1 euro solo. Avrebbe risposto, tu prendi tutte le altre, che alla prima ci penso io. Comunque, Ellie, anche se già lo sapevo, ma se mi dava il tempo, ha trovato la scala. Non si sa mai. Ah, là ci sono delle cose. Pensavo si trovasse la combinazione. Combinazione si doveva trovare proprio lì. Un foglio, magari è questa. Biglietto allo staff. Sì, grande, ho trovato la combinazione. 22, 10, 56. Fantastico. Ok, ci mancava solo che morivo. E sono felicissimo di come sto giocando. La sto cavando benissimo, egregiamente. Sì. Anche se non ho trovato chissà cosa. Coltello potenziato. Non ho trovato chissà cosa. Abbiamo trovato 4 colpi della rivoltella, ma soprattutto l'upgrade dei coltelli. Quindi alla grande. Non dico che ho trovato il mondo dentro quella cassaforte, però è qualcosa di molto utile. Sì, noi siamo i primi ad andare correndo. Va bene, ragazzi, adesso dobbiamo andare. Levati, Ellie. Stavo rischiando di brutto. Sì, stiracchiati pure il collo. O spacco io il collo. Hai sentito? Come ha fatto a sentirmi? Maledetta te! Ma che sei serio? Da dove puoi? Magnifico. Ci siamo fatti scoprire una volta. Più o meno. Magari è rimasto l'ultimo. E quelli sono venuti da giù, cioè da sopra. Oppure no. Mi sa che va proprio per il no. Azzeccato. Fino ad ora mi sono fatto scoprire qualche volta, ma giusto così. Fa meglio spostarsi di qua. Porca miseria, proprio adesso devi vedere. Vattene, vattene, Che diavolo è quello? vattene. No, niente, non ti preoccupare. Pazzo di merda! Mannaggia a te, ma perché certe volte non lo prende? Qualcuno me lo può spiegare? Madonna, mi ha fatto cagare pure sotto. Non lanciare quella Molotov. Vieni, vieni. Faccio vedere io cosa so fare. No, no, non puoi ammazzarmi così. Joel, 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 perché non ha corso? Qualcuno mi può spiegare perché non ha corso? Cioè, è rimasto accovacciato. Perché mi domando io se io ho fatto così? O se io mi metto a... Beh, adesso corri, adesso, mi sembra pure giusto. Io certe volte non so se sto utilizzando il joystick, con che cosa sto giocando io? Con cosa? Boh. Con l'aria, o ci sono le volte che faccio triangolo e non me lo fa. Ci sono le volte che l'anima vostra è quando è nata niente. No, ascolta, amico! Sta zitto. Me ne stava pure scappando. Finalmente l'ha fatto triangolo. Ci sono le volte sì e le volte no. Meno male che c'è Ellie che almeno fa capire se sta qualcuno, se non c'è nessuno. Se è tutto finito. Meno male. Sto ritornando indietro o no? Bello farci scoprire, vero?
Bellissimo, soprattutto morire come dei calacioni. Ma veramente questo posto è così grande che non riesco a capire dove sono andato già e dove no. Mannaggia che è morto Joel, perché sto iniziando a non capire. In che piano mi trovo? Sono un po' confuso, devo dire la verità. Hanno scelto la strada facile. Non è facile. Per molti è stato meglio così, piuttosto che farsi prendere da un clicker o da un cacciatore. Fidati. Non è facile. Ricorda Uncharted 2. Vediamo dove porta. La parte dell'ascensore. Un po' stretto. Non si sa mai. Ellie? Ellie, come passa? Sì, beh, è molto rischioso, non poco. Trovami qualcosa su cui salire. Ci siamo. Il problema, sai qual è? Che già siamo pesanti noi così. Se ci mettiamo qualcos'altro, questo rumore. Sì, non promette niente di buono, stavo per dire, ma. Vabbè. Che fortuna, eh. Bello dividerci, eh. E io che sono caduto? Cosa dovrei dire? Santa. Sì, beh, certo, fatemi pure spaventare. È un po' un labirinto. Bene, promettente. Topi. Sento dei rumori. Non vorrei che avremo delle visite. Che so, tutti sti rumori. Bello sei. Ah, bello, non ti volevo disturbare. Porca la miseria. Chiave magnetica necessaria. Olè. Che se ne va? Oh, la maiellas. Wow! Buono, buono! La Molotov! Chiaminacus! Vattene, 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 via, vattene! Ma cosa ho visto? No, mi sono appicciato pure io! No! Wow! Da dove salgo io? Ah! No, 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 no! Sono in fin di vita! Questo è un male, questo è un male. Porca la miseria. Giuro che non ho capito da dove sono sbucati quelli. Oh, Madonna. Buongiorno. Via, via. Vattene via. Tessera magnetica. Magnifico. Jack Sullivinsky. C'è anche Victor Sullivan qui. Direi che ce ne possiamo andare. Però dobbiamo prima utilizzare il generatore. Ok, devo assolutamente ricordarmi. Madonna, dov'era? Voglio andare assolutamente subito. Via! Ma no! Subito! C'è il bloater! Via!
Ah! È stato facile, facile. porca miseria. Fatto in tempo. Ricordavo allora che stava il bloater. Ricordavo bene, sì. Ora, troviamo delle cose. Ma ce la siamo cavata. Ricevendo tanti di quei ceffoni, però. Qua possiamo migliorare le armi. Lo faccio sicuro. Non so quanti ne ho di Vediamo cosa si così. fa. Alla grande! Mo'! Quanta roba abbiamo! Possiamo fare di tutto e di più. Certo, qua servono gli attrezzi di livello 3. Quello che possiamo, facciamo. Per il momento, basta così. Fatto davvero tanto. Quelle le fondine le faccio più avanti. Ma se stava lontano, come faceva a morderlo? Che lanciava la dentiera. Sempre se i clicker ce l'hanno. Ma non credo proprio. Da quando in qua i clicker c'hanno la dentiera. Meno male. Io ogni volta che devo fare il triangolo per fare una cosa del genere, dico, ma lo farà per bene o non lo farà? Trovato niente laggiù. Credo proprio di no. Corvo, se ci sei. Ci siamo. Beh, se l'avessi afferrato a quest'ora. Così mi fate proprio innervosire. Vabbè, qualche legnata la dovevamo avere. Prendiamo la scala, la scaletta. Lì dove è finita. Mannaggia, Alice. Certo è incredibile, eh. Noi ci facciamo sempre acchiappare. La pistola. Prendi la pistola. Spedito dritto all'inferno, eh? Direi proprio di sì. Ora vomito. Perché non sei stata indietro come ti ho detto? Per fortuna non t'ho ascoltato, eh? Per fortuna una ragazzina non mi ha ficcato una cazzo di pallottola in testa. Sai una cosa? No! Perché non è Ellie? Non deve essere stato facile, ma non c'era alternativa. Grazie per avermi salvato il culo. Non ti viene in mente niente di simile, Joel? Dobbiamo sbrigarci. Fammi strada. Esserne riconoscente sarebbe la cosa ideale, eh? Come sei crudele, però. Cioè, crudele. Antipatico.